Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti in un nuovo video assaggio finalmente. E anche recensione. Sì. Allora, io direi di muoverci, però una cosa la devo dire: tutti i prodotti che vedrete in questo fino al prossimo video assaggio, non so quando alla fine ne usciranno, o tre o quattro, ho acquistato tutti i prodotti sul sito di Cibo Zan, quindi vi lascio il video unboxing giù nel link box. Sapete che io ci collaboro con loro, è già forse quasi anche un annetto che collaboro con loro, quindi se volete supportarmi fate i vostri acquisti tramite il link che trovate giù nel link box. Io ti direi di iniziare anche, sì. Vai. Perché se hanno visto già il video, esatto, è inutile che ci soffermiamo. Cosa abbiamo preso? Dolce assolato? Questo? Sì. È questo? No, solo questo devi basare. Questo. Ok. Quella bibita la vado a prendere dopo perché dolce salato? Sì. Iniziamo col salato. Ok, vai. Questa è una cosa leggera. Una cosa leggera. Allora, i Combos, sapete che io li amo, cioè li amiamo. Sì. Combos, questo pepperoni pizza. Pepperoni pizza. Pepperoni pizza. Eccoli qua. Cioè, raga, noi siamo tipo lontanissime, sì, quindi non sono più abituata, sì, ma sicuramente. Eccolo qua. Quindi non ci resta che assaggiarli. Qui fa ancora troppo caldo. Ok. Non c'è la via di mezzo, allora, in questa stanza, fa troppo freddo o fa troppo caldo? Allora, praticamente fuori è come se fosse tipo un pretzel. No, è un pretzel. È un pretzel. Vediamo. No. Eppure è rosso sotto, così. Che dentro c'è la cremina. Poi sento il basilico. Che bello. Ma questi sono i miei preferiti. Basilico origano. Forse origano. Ma sì, perché... Quelli a pollo e panna acida. Però sono buoni. Beh, l'altro è alterno, più scuro. Buoni. Sfiziosi, però sono meno particolari rispetto a tutti gli altri. Vabbè, la pizza alla fine. Sufficienza? Sì, ci penso. 6. Niente di che. 6 e mezzo. Devo bere perché poi mi stavo strozzando. Io direi di sganciare, no, la bomba. La meno bomba, vai. Questa. Brava. Anche sono curiosa di queste. Troppo. Sarebbe la Boyer. Esatto. Poi ci saranno, ovviamente snack di tutte le nazioni. Milk chocolate. All'interno c'è la crema marshmallow. È tipo un Reese's. Adoro come è formato. No. Se me sono pure piccoli. No. Formato enorme, vai. Prendiamo uno. Cos'è qua? Come odore. No. C'è il buco. Come odore. Cioccolato. Ma cos'è? Ma perché è rotto in mezzo? Perché l'abbiamo rotto noi o non così? Lo so, se mantieni, no, se me lo devi tagliare. No, dai, l'ho morso, dai. Raga, siamo sorelle, covid, non covid. Com'è? Vai, sta cadendo tutto. Aspetta. No. Allora, io sì, io nel macello, infatti vado qua. Non ha già capito, no. Non ha già capito comunque. Come fragola? No, no. Lo sento pezzi di cocco. Pure io. Allora non sono stata solo io. Il cocco, che dai cocco, pezzi di cocco. Ma c'è il cocco dentro. Ci
Cioè, però per forza c'è il cocco, no, perché sento le... Come si chiama? Le scaglie. Le scaglie di cocco. Ora, devo dire la verità, lo volevo provare, ma è passato sfizio e siamo tutti ok, tutto a posto. Allora, sinceramente buono, mio, però mi aspettavo qualcosa in più. Anche perché non mi aspettavo proprio la crema di marshmallow, quella consistenza. Pure io fluffy. Invece no, invece no, però si vede perché faceva caldo. Una crema, questo cocco dentro, perché io sento il cocco. Pure sento io. Pure infatti all'inizio ho detto, ma che è cocco? Ho detto, forse è impressione, invece non è nessuna impressione. Mi ha passato sfizio. Va bene, uno, quattro e mezzo. Vai. Madonna. Allora, abbiamo preso questa cosa perché ci, cioè non è che ci ispirava, però ci incuriosiva. No, ho detto qualcosa di schifoso al bambino. Esatto. Questo è Beefy The Original Carazza. Che cos'è? Orientale? Natural Smoky. No, ma ci succederà. Allora, è tipo un paninino. Tipo un panino con dentro salame, pomodoro, pomodoro e formaggio. Ma io spero che non si deve fare nel forno, no? Ma l'italiano qua non c'è. Non lo so. Prendi qualcosa per sboccare. No, altrimenti c'era scritto mettere in forno. Vai, apri. Ah, no. Salame, 25% pizza sus. Vai, apri. Allora, me lo dico io quel giorno. Oh, sento affumicato. Infatti stava scritto naturally smoked. Qual è la immagine fuori? Apri. A metà. Che è sta cosa? No. No, ragazzi, non ce la faccio. Cos'è qua dentro? No, ragazzi, non ce la faccio a mangiarmelo. È salsa. Questo è formaggio. Guarda, tagliene un po'. No, te lo devi mangiare, non te la provo. Ah, questo è il salame. Ehi. Ma così non ti mangi niente, però. Ma che l'ho morso. Al centro. Ma che vuoi? È tu, il tuo canale. Però profuma, l'odore mi piace. L'odore è buono, cioè... Il sapore è come l'odore. Molto speziato. Vai, va, bravo. No, uno. Forse non siamo abituate, ma... Già la consistenza quando ho aperto è una greca. Un po'. Non so se si vede. No, merda. Cioè, sotto il salame, questa sta salsa, cioè, in mezzo, ma è duro. E sto formaggio qua sopra. Non so se si vede. Comunque. Snickers Crunchy Peanut Butter. Sono due pezzi, penso. Vabbè, ma con questo cavolo secondo me si è venuto tutto. Che poi lo Snickers non è già... Sì. Vabbè. Perché era una notizia diversa, ce l'avevo presa. Madonna. Molto intelligente sempre. No, però è diverso, no? Vedo che è diverso. È diversa la formulazione. Cioè, vedete, proprio è diviso in quadrotti. L'odore è quello. No, non c'è. È diverso. Non c'è burro d'arachidi. No, c'è solo burro d'arachidi. No, però è... Prima non c'era dentro pure, che c'è sebo? Però... Caramello. Quello che noi abbiamo qua. Quello che noi abbiamo qua. Forse è caramello dentro, bro. No, burro d'arachidi. No. No, aspetta, non è burro d'arachidi dentro il nostro. Però c'è pure... Però è più liquido. Invece che se proprio... Come se fosse dentro un delizio. Poi...
No, ma io mi aspettavo, te lo giuro, no, io, a parte che il sapore, mi aspettavo di trovare una consistenza come lo Snickers. Cioè, proprio dentro liquido, invece no. No, è solo burro d'arachidi dentro. No, è tutto burro d'arachidi, con i pezzi dentro. Non è come il burro, non è come lo Snickers. Ho capito. Eccoci arrivati alla bevanda. La bevanda di questo video, Arizona Green Tea with Honey. Sono in tema con il miele all'interno. Cioè, ragazzi, ispira un sacco. Aprila tu perché faccio una ciliegia, lo so. Open. Eccola qui, però un po' bruttino sto fatto così, i plastici, facciamo. Vabbè. Vai. Arrivederci. È mia questa. Lo so. Oddio, ma sembra il tè. Sembra... Barotta il limone a me, rosso a miele. Forse la dolcezza che dà. Il miele non lo sento, infatti. Sento l'amaro, l'astringente del tè. Oh, comunque è buonissimo, raga. Anche l'altra che abbiamo da preso. Da riprendere. Assolutamente. Questo con qualche cubetto di ghiaccio. Una meraviglia. Ragazze. 10 ragazzi. Ragazzi e ragazze, 10. Ma lo sapevo che. No, ma poi avevo altre aspettative, ma raga, è buonissimo. Poi è anche un pezzo da collezione. Propriamente con fanno pure la bottiglia di vetro. Fanno che tu la stappi e. Ok. Vai, dolce. Dolce per forza. Raga, finiamo con una cecca. Speriamo sia buona. Di dolce, poi sto con il sapore. Ok, vai. Kinder Bueno Cocco, tutta l'Italia l'ha provato, noi che abitiamo sulle montagne ovviamente, quindi siamo oggi qui insieme a voi a provarle. Molti mi avete detto, Giulia, beh, quando fanno tutte queste cose nuove, quelle originali sono sempre più buoni, però mai dire mai, vediamo. Sopra. Solo questo è sciolto. Pronti? Partenza. L'odore, Raffaello, Roba. Yuck. Raffaello, Roba. Bazziamo proprio. Chi ha detto gne? Gne. Chi è gne? Gne, 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 che cos'è? Gne. È buonissimo. 20. Buonissimo. Anzi, penso che è in cima proprio alla classifica del Kinder Bueno. Wow. Oh, se la combatte con quello bianco. Mamma mia. Raga. Buonissimo. Leggerissimo. Oddio, niente di sono è un sapore che già... Cioè, non è niente di nuovo, però quella con la crema del Bueno. Mentre, raga, sono sempre gusti personali, sì. Ecco, cioè, noi siamo qui per divertirci. Ma sai, mi viene in mente un po' la confezione di Lidl americano. Allora, che se lo mette tedesco, giusto? Sicuramente. Knoffles. Knoffles. Vabbè, raga, comunque dentro io penso... Ah, questa è che non riusciamo a capire. No, questa è. Se era fesa di tacchino, era prosciutto e formaggio. Non lo capiremo mai. Però non assaggiamo. Bravo. Xox. Marchio. No, oggi ci agiva rimasto male. No. Me le aspettavo così, me le aspettavo grandi. Non mi aspettavo così piccoline. Sento il formaggio. No, può niente. Prosciutto cotto. Affettato, sì, però non si sa chi. Di mais sicuramente. Sì.
cose buonissime, salatissime. No. Non è un gusto simile a focaccia matto. Penso quel nuovo. Non so che mi ricorda però. Le locandelle? Ma raga, sono buone, vi giuro. Ma pure la patatina, cioè, si sente pure il mais. Si sente leggermente quella fumi, no? Fumicato, quel... prosciutto principalmente, io sento. Prosciutto? No. No, No, io... Se poi sono salate, mi sento quell'aroma del prosciutto, la croccantezza proprio del mais. Una tira l'altra, questa. No, raga, ma sono buonissime. No, queste se le trovate, prendete, appunto, solo online. Quindi. Ci siamo riprese verso la fine, però. Ma ho cominciato male. Dal tempo. È vero, dal tempo ci siamo riprese. Sì. Ok. Sì. Andiamo a questo, diciamo, sono le cose un po' più... meno sfiziose, ah, perché poi ci sono ancora altre cose più... È vero, noi iniziamo sempre male. Cioè, nel senso che, diciamo, di solito quando prepariamo le box, perché poi non è che andiamo a casa, ragazzi, c'è tutta una programmazione, diciamo, ah, l'ultima è andata male, no, secondo me l'ultima è YouTube. Va bene, va sempre a finire così. Quindi, ragazzi, noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e noi andiamo a registrare il secondo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!